Signore è con te, tu sei la... Veramente un bel omaggio. È una cosa che mi rallegra moltissimo, ma soprattutto anche per la gente, perché tanti mi chiedevano, ma Paurete non fa niente, non si fa niente. Invece adesso il Comune ha deciso, quindi io spero che su questa strada dia a tutti quanti quelli che sono scomparsi e che hanno dato tanto a Napoli, portando in giro Napoli. A pochi passi dalla strada intitolata a Pino Daniele, da oggi in vico Santa Maria la Nova c'è via Aurelio Fierro. Il Comune di Napoli ha inteso così rendere omaggio ad uno degli interpreti più amati della musica napoletana del Novecento, che proprio a Santa Maria la Nova nel 1986 diede vita al ristorante A Canzoncella. La cerimonia si è tenuta questa mattina alla presenza di familiari ed amici con l'assessore alla cultura Nino Daniele. Gennaro Capodanno è stato il primo a scrivere una lettera l'anno scorso al mattino, a cui rispose Pietro Gargano, raccolta poi da Antonio Tajani e da Televomoro, e siccome il sindaco era ospite, dice possiamo fare la proposta e la portiamo? Ho detto sì, come no, certo, per noi è un grande piacere che si faccia questa cosa. Devo dire la verità, il sindaco l'ha presa a cuore e poi è arrivata la notizia che era stata portata in commissione toponomastica ed era andata a buon fine. Sono grato. È un atto dovuto a questa città che lui ha amato tanto, anche se di Montella, provincia di Avellino, si è trasferito qui per l'università e è rimasto qui, ha voluto rimanere qui, anche con tutte le pressioni che ha avuto, case discografiche e altro, trasferirsi a Roma, Milano, non ha mai voluto lasciare Napoli, mai. Ha sempre amato questa città e questa strada che gli è stata dedicata. Devo dire la verità, è una bella stradina perché c'è Napoli qua dentro. Ho trascorso gli ultimi suoi 10 compleanni qui, sempre che siamo venuti tutti quanti, non potevo mancare stamattina, mi fossi trovato lontano da Napoli sarei venuto apposta, perché Aurelio era veramente un fratello, una persona straordinaria. È stato veramente un grande ambasciatore di Napoli nel mondo, in tutto il mondo ha fatto amare la canzone napoletana, di cui è stato un grandissimo interprete, e poi lui aveva anche passione per tanti altri aspetti della nostra cultura, penso per esempio all'enogastronomia che l'ha visto protagonista, quindi un riconoscimento che gli dobbiamo, anche perché la sua voce continua a girare in tutto il mondo e quindi le sue note, le sue canzoni continuano a svolgere una grande funzione per Napoli, e quindi credo che davvero oggi è una giornata molto bella e importante.